Politiche di coesione per far crescere il Sud e naturalmente la Puglia, uno slogan quasi, ma che secondo la CGIL può essere tradotto in fatti dal momento che i mezzi per farlo ci sono. Se ne è discusso in un convegno organizzato a Bari alla presenza del ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca e del presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Grande assente Susanna Camusso, segretaria generale CGIL, rimasta bloccata a Bologna a causa dei pessimi collegamenti con la Puglia. Per il segretario generale della CGIL in Puglia, Giovanni Forte, le soluzioni per andare avanti e far crescere il paese ci sono. Spendere bene, spendere veloce, spendere subito, insomma, perché questo è il modo per mettere in campo risorse, intervenire sui settori a maggiore difficoltà, penso all'edilizia che risente del crollo dell'occupazione perché mancano le opere pubbliche, investire sulla politica industriale, investire sul sociale, sulla condizione delle persone, e in questa situazione di crisi le persone stanno pagando un prezzo troppo alto in termini di peggioramento della loro condizione. Netto e deciso il giudizio della CGIL pugliese sul lavoro svolto dalla Regione Puglia. La Regione sta facendo molto, ha fatto molto sulla politica industriale, sta cercando di fare molto anche sul sociale. Purtroppo fino ad oggi dal governo le risposte non sono arrivate, anzi le risorse del Mezzogiorno sono state dirottate verso altre aree del paese e ne abbiamo risentito in maniera abbastanza rilevante. Bisogna rimettere i tasselli al posto giusto, il Mezzogiorno deve recuperare credibilità e deve attirare investimenti.